Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! We can! Yeah! Spiegarla è anche semplice. Noi abbiamo approcciato bene la partita nel primo tempo, poi probabilmente nella prima occasione, se non erro, nell'occasione del calcio d'angolo abbiamo subito gol, un gol che onestamente quando subisci gol in queste partite poi è difficile, perché poi la squadra avversaria si riversa tutta nella propria metà campo per tutta la partita e è stato un po' quello il fatto che ci ha penalizzato, aver preso quel gol in un'occasione sporadica. Non abbiamo subito perché stavamo subendo l'avversario, ma su una palla inattiva, e da lì si sono complicate le cose, perché questa squadra nella sua storia fa fatica ad incontrare squadre chiuse per caratteristiche tecniche, e quindi è stata proprio una partita brutta per questo motivo, perché quel gol subito poi ha permesso a loro di chiudersi tutti nella propria metà campo e fare la partita che volevano far loro, di completa difesa, di perdere tempo quando potevano perdere tempo, ma è normale. Non mi aspettavo altro, e quindi siamo stati sfortunati, siamo stati poco bravi a livello tecnico nel riuscire a far gol. Non è stata una questione di impegno, non è stata una, perché nel secondo tempo la mia squadra tutto il secondo tempo ha provato, ha pressato come hai detto tu, ha provato in tutti i modi di riprenderla, però a livello tecnico siamo mancati. Non è una felicità certamente personale, è una felicità per tutto quanto l'ambiente. Mi riferisco all'ambiente interno, ossia squadra, dirigenti, staff, medico, tecnico, stampa, ambiente esterno, la tifoseria che sta soffrendo tantissimo per magari i nostri risultati scadenti. Detto questo, non abbiamo fatto assolutamente niente con questa vittoria qua. Nella maniera più assoluta, abbiamo solamente tirato fuori l'orgoglio, abbiamo cercato di onorare al meglio una piazza che non meritava un'onta del genere da parte nostra. È stata una partita che noi abbiamo sbloccato, il primo tempo abbiamo giocato, abbiamo giochicchiato, poi dopo piano piano siamo andati in protezione del risultato. Magari scegliendo il modo secondo me meno giusto, ossia abbassandoci un po', invece dovevamo andare in protezione del risultato e gestendo anche la palla. Ecco, questa è stata un po' la nota sulla quale bisognerà lavorare e anche bene. Così, ecco, dicendo questo, poi mi riallaccio alla domanda fatta dal giornalista quando diceva che è stata fatta una partita a livello difensivo perfetta, tutti quanti si sono aiutati, questo voglio dire. È chiaro che credo sia stata una vittoria meritatissima, perché non ricordo parate del nostro portiere.